prima di darle la parola, volevo ricordare sommariamente diciamo, i passaggi della sua carriera che interessano da vicino questa commissione d'inchiesta parlamentare. Il dottor Giampaolo Drago, Pierpaolo, mi perdoni, mi scusi tanto, ma sapevo. Dottor Pierpaolo Drago è un ingegnere, Pierpaolo Drago è un ingegnere navale per l'appunto ed è stato ispettore a lungo per conto del RINA, il registro italiano navale, ed è stato principalmente attivo su Livorno, città nella quale, se non sbaglio, attualmente risiede. E nella vicenda relativa alla Moby Prince, molto schematicamente, ha avuto tre diversi ruoli, mi corregga ingegnere se sbaglio in qualche punto. Prima del 10 aprile 91, data della tragedia, è stato l'ingegner Drago è stato l'ispettore che diciamo, effettuò e firmò le visite di classe e di sicurezza sul Moby Prince a Porto Ferraio, questo prima del 10 aprile del 91. Successivamente al 10 aprile del 91 ha svolto attività di mantenimento relativamente alle condizioni di sicurezza a bordo del relitto del Moby Prince per conto della Procura e per conto della Capitaneria di Livorno. Inoltre, e infine, nel luglio del 91 l'ingegner Drago si è occupato delle visite di classe della 22 ottobre seconda, che è la nave della flotta Scifco che incrocia, diciamo, i nostri lavori. Ho ricordato correttamente? Questo ultimo non me lo ricordavo, Ah, mi questo qua scusi, dovrebbe pigiare il tasto rosso? questo ultimo ha detto la nave. È 22 ottobre seconda, che è la nave diciamo, della flotta Scifco che incrociamo in più di un'occasione nell'attività di indagine che stiamo svolgendo, come risulta Se ci sono dei Sì, rapporti, sì, vabbè, ci sono ora dei rapporti. non ricordavo io Benissimo. questo non lo ricordavo. Allora, dunque, io ho preparato come sempre delle domande, mi rivolgo in questo caso ai colleghi. Io svolgerò le mie domande lasciando naturalmente l'ingegner Drago rispondere. Se i colleghi volessero interrompere, integrare, svolgere loro stessi delle domande, possono farlo in qualunque momento. Sono collegati, ingegnere, in videoconferenza, i Va colleghi bene, deputati, tranne l'onorevole che è qui presente, che diciamo saluto, buonasera. Andrea e che naturalmente è presente. Quindi comincerei io. Se l'onorevole Fraili vuole partecipare, insomma, sappiamo già come funziona. Dunque, ingegneria, avrei appunto un primo pacchetto di domande relativamente alla sua attività svolta sul Moby Prince prima del giorno della tragedia. Sì. E la prima è questa. Ricorda, ingegnere, se avessero svolto sul suo mandato prove di funzionalità degli impianti antincendio della Moby Prince, quindi sia l'acqua spruzzata per i garage sia Sì. Sì. gli sprinkler, diciamo, sul resto del traghetto. Questi qua, per quanto riguarda queste operazioni, sono state fatte alla mia presenza, e alla presenza della Capitaneria. Diciamo che la visita è durata per un certo periodo di tempo che, se non sbaglio, è quasi 2 mesi. Ed si organizzava per ogni accesso, diciamo, il controllo di tutte queste apparecchiature. E sono state fatte più volte questo fatto. Tanto più che alla Capitaneria c'era un ufficiale molto giovane che era molto motivato ed aveva anche bisogno di fare esperienza. E perciò diciamo, sono stati fatti dei controlli accurati su tutto ciò che riguardava l'antincendio. Ecco, grazie. Quindi, ecco, che esito diedero queste prove di funzionalità a sua memoria? No, e sicuramente a mia memoria ebbero degli esiti positivi perché
è talmente importante essenzialmente per una nave passeggeri queste apparecchiature che il minimo dubbio si deve intervenire assolutamente. Quindi diedero esito positivo. Esito positivo. Ecco, ma lei si ricorda, ingegnere, se queste prove di funzionalità erano concordate prima con il personale della Navarma o erano da lui richieste o da lei richieste al momento, cioè cosiddette a sorpresa, insomma? Si andava in genere il giovedì e si organizzava per il giovedì dopo tutte le cose che c'erano da fare, perché... Quindi erano programmate? Erano programmate, sì. E concordate con il personale della Navarma? Sì, con il personale di bordo. Il personale di bordo in parte poi ha continuato a navigare con la nave e in parte era solamente del personale che stava con la nave in disarmo. Ho dimenticato una cosa importante, sì, di metodo. Se ogni audizione può essere segretata in qualunque momento, quindi, sì, se lei ritenesse che questo nostro incontro debba essere segretato, tradotto vuol dire se lei ritenesse opportuno spengere la trasmissione su YouTube, lo può dire in qualunque momento, rimarremmo non solo i presenti ma anche i commissari collegati, sì, in videoconferenza, però in quel caso, se lei lo ritenesse, me lo segnala, me lo dice, noi interrompiamo, sì, la trasmissione su YouTube. Se lei ritenesse di dirci qualcosa che potrebbe essere, sì, sottoposta a vincoli di segretezza. Per ultimo vorrei dire una cosa che ho saputo, io ho fatto le visite con un comandante che poi non è imbarcato e poi c'era il povero comandante Chesta che è imbarcato e io ho rivisto il comandante dopo il disastro e mi ha detto una cosa che volevo dire, che probabilmente forse è già stata detta da lui, però... Il comandante chi, mi perdoni? Era il comandante che ha fatto le visite con me, però io non mi ricordo il nome. Era quello che ha fatto le visite nel periodo che l'ho fatta io. Ma era un comandante della Navarma? Era il comandante di un'altra nave della Navarma? No, era un comandante della Navarma che, siccome la nave era in disarmo, naturalmente c'ha bisogno di un comandante. E lui faceva il comandante del disarmo della nave. Ah, quindi successivamente al disastro. Ci arriviamo tra poco. No, prima del disastro, ossia quando ho fatto le visite io, okay, c'era il comandante, era questo comandante, che ora non ricordo il nome, ma ci sarà senz'altro nelle carte. E si ricorda cosa le disse questo comandante? Sì, però volevo magari dirlo... Allora dopo, lo diciamo dopo in modalità segretata. Sì. Successivamente, questo ce lo ricordiamo, perfetto. Ecco, un'altra domanda sempre relativa al periodo precedente al disastro. Sì. Sulla base della sua esperienza e riferendoci in particolare al periodo del 91, secondo lei il Moby Prince in che condizioni si trovava, generali, relativamente, sì, alla funzionalità degli apparati, alla dotazione di, sì, sicurezza? Sì. Dunque il Moby Prince era considerato l'ammiraglia della Navarma. E il personale che era imbarcato era il miglior personale, perché naturalmente imbarca sull'ammiraglia. E devo dire che era la migliore nave che avevano il Moby Prince. E non posso dire altro, diciamo. Ho capito, aspetta che sto prendendo un appunto. Quindi secondo lei, se capisco bene, la sua valutazione era che la sua impressione era che il Moby Prince in quel periodo si trovasse in buone condizioni generali. Sì, in buone condizioni generali. Dal punto di vista della funzionalità degli apparati. Certo. Ecco. Bene. Passerei invece, se non ci sono naturalmente integrazioni da parte dei colleghi commissari presenti o collegati, passerei al periodo successivo. Prego, prego, onorevole Frailis. Io in primo luogo volevo ringraziare l'ingegnere per aver accettato questa domanda. La seconda cosa che volevo chiederle è questa. E lei ha detto che le visite, le ispezioni comunque si svolsero sia a nave ferma, sì, sia, però qualche giorno dopo riprese la navigazione, da quello che ho capito. Da parte del personale, comunque della Navarma, queste visite erano accettate di buon grado o erano viste un po' come una seccatura capace di fermare la nave e quindi il traffico? No, dunque, erano accettate di buon grado,
perché, perché la nave doveva essere ferma per 3 mesi circa. Perciò era, prima di tutto, era nel loro interesse avere una nave in ordine. E poi il tempo c'era, non è che perché ci potrebbe essere dei problemi quando la nave arriva e deve partire dopo un giorno, dopo 2 giorni, allora ci sono dei problemi proprio di tempo. Era nel periodo di ferma che venivano... Sì, era questo qua, era un periodo di ferma, di disarmo della nave, che veniva fatto appositamente per fare tutte le visite. Non posso spendere. Proseguo, ingegnere, per la parte appunto successiva alla tragedia, ricordando, come abbiamo fatto poco fa, che successivamente lei appunto fece attività di mantenimento relativa alle condizioni di sicurezza a bordo del relitto della Moby Prince. Sì, ho fatto qualche accesso, però faccia pure la domanda. Prego. La domanda è questa. Lei nel rapporto che stilò il 14 ottobre del 91, e che risulta agli atti, dichiara di chiudere e sigillare le valvole di presa a mare, sprinkler e acqua spruzzata. E quindi ci si immagina che le abbia chiuse per l'appunto e sigillate. Ma è possibile che queste due valvole in particolare fossero già chiuse prima della sua visita al relitto? Sembra che erano già chiuse. Perché lo sprinkler, avevo sentito che l'equipaggio, se veniva toccata una fialetta e partiva lo sprinkler, faceva dei danni. E perciò io ho sentito che le hanno trovate chiuse, che le valvole sono state trovate chiuse. Lo sprinkler, d'altronde, noi l'abbiamo provato varie volte nelle prove e non aveva problemi di funzionamento, funzionava perfettamente. Ecco, ma se fossero già state chiuse, come lei adesso sta ipotizzando, lo avrebbe annotato nel rapporto di servizio? Se fossero già state chiuse, quindi se lei non avesse proceduto in quel momento? Guardi, io ho fatto, mi era stato chiesto di andare a bordo e di controllare la chiusura di tutte le valvole, non solo dello sprinkler, ma di tutte le prese mare, e di piombarle, mi sembra. E io sono andato eravamo in due, e abbiamo fatto questo, e le abbiamo trovate chiuse le valvole, sì. Le avete trovate chiuse? Sì. Il codice era dare di piombare le valvole, non di chiudere, proprio di piombarle. E ripeto, mi scusi sono ripetitivo, la sua memoria le dice che al momento lei le trovò chiuse? Sì, le ho trovate chiuse, sì. Sia le valvole di presa a mare sprinkler, sia quelle di acqua spruzzata? Sì. Ho capito. Una domanda più generale sulla Moby Prince. A sua memoria, no? Mi riferisco alla trasmissione degli ordini di macchina dalla plancia. Sì. A sua memoria, una volta dato il cosiddetto finito in macchina, cioè dopo il passaggio del controllo della propulsione dalla plancia di comando alla control room, come avveniva secondo lei la trasmissione degli ordini di macchina dalla plancia? Dunque, adesso non glielo so dire esattamente, perché se non vado errato... Il comandante aveva tutti gli ordini, siccome erano eliche a passo variabile, perciò la plancia comandava direttamente le eliche, ossia avanti, dietro, eccetera, con lo stesso giro dei motori, e comandava anche il giro dei motori, perciò... non doveva comandare in macchina per dire avanti, eccetera. Non so se mi sono spiegato. Ho capito.
E sempre su questo argomento, ricorda in particolare quali prove furono eseguite sul sistema di trasmissioni ordini alla macchina in occasione della visita speciale di Portoferraio? Perché dalla circolare, sì, aggiungo solo questo, dalla circolare, sì, sì, relativa alle visite di riarmo, sì, risulta infatti che i sistemi dovessero essere verificati prima del riarmo. Sì, dunque non era una visita speciale, perché la differenza tra una visita speciale e una visita ordinaria o di riarmo è questa: nella visita speciale si richiedono anche degli smontaggi, nella visita di riarmo oppure nella visita ordinaria si deve solamente controllare il funzionamento. Ho capito. Perciò è stato controllato il funzionamento del passo, delle eliche, di tutto quanto. Non so se mi sono spiegato. Mi è chiaro. Su questo punto mi è chiaro. Se i commissari presenti o collegati non hanno domande da rivolgere, io passerei alla parte relativa alla 22 ottobre 22, producendo e trasmettendola all'ingegnere copia del rapporto, del registro. Io non mi ricordo questo. Sì. Guardi, per sua comodità, sì, ne ho prodotto una copia. Appunto, è una copia, lo voglio solo dire per metterla a verbale. Cioè, darmi una copia, sì, di quella, così lo ne vedo anch'io. Grazie, scusami, grazie molte. Sto per comodità di chi è collegato producendo una copia del verbale del RINA del 17 luglio del 91 e una copia della visita svolta alla 22 ottobre 22, nave appunto battente battiera somala appartenente alla flotta Scifco, nella quale, il verbale naturalmente agli atti della commissione, nella quale si riportano lavori da eseguiti o da eseguire, appunto verbale del 17 luglio del 91. Dunque, no, perfetto, io ora non ricordo il conto, però l'unica cosa, a seguito avvenimento come illustrato nell'estratto del giornale Nautico. Sta leggendo l'ingegnere la parte ora, della... Ora, io non ricordo l'avvenimento che c'è stato, non so se... Perché qua ci sono stati dei danni, cinta lato sinistro, prolavia, paralatia stagna, ordinata, fortemente bugnata. Ora io non ricordo se è perché ha preso dei colpi di mare oppure è stata... c'è per caso l'estratto del giornale Nautico? No, al momento no. Vabbè, lo possiamo produrre successivamente. Mi domandi pure. Le domande sono queste. Sì, sì. Intanto se ricorda il motivo per cui fece quella visita occasionale, no, allo appunto, SCAP. No, questo non... Questa è una visita occasionale, sì, non sì, programmata, esatto, naturalmente. Esatto, una visita occasionale. E io vado avanti con le domande. Sì, quindi, sì. Ebbe modo di constatare i danni allo scafo anche prima delle riparazioni? Sì, perché in pratica noi andiamo a bordo per constatare i danni. E siamo noi che decidiamo le riparazioni da fare, okay, che decidiamo come si deve intervenire per riparare il tutto. Per caso si ricorda in quale periodo fu svolto questa visita ai danni dello scafo? Purtroppo no, però vedo che anche questo qua è da marzo a maggio, perciò è stata ferma per parecchio, aveva vari danni, però sinceramente non ricordo la causa di questi danni. Ho capito. E, nelle attività di indagine che abbiamo svolto, nella documentazione si dà atto che i danni allo scafo di questa 22 ottobre 22 seconda erano conseguenza di una collisione con un'altra unità navale. Per caso si ricorda con quale... No. Però è scritto nell'estratto del giornale, c'è scritto tutto. Nell'estratto del giornale Nautico, perché fanno lo mandano alla capitaneria per... Insomma, ci sta. Infatti qua nel rapporto dico, a seguito avvenimento come illustrato nell'estratto del giornale Nautico. Perfetto. Benissimo. Sì, abbiamo già avviato un'indagine presso gli archivi del RINA su questa. Sì. Bene. E... Però deve essere allegato al rapporto questo qua, quell'estratto. Altra domanda che le faccio sempre, sì, per il verbale. Ci può dire in questi casi chi si occupa dell'altra nave, cioè della nave con la quale sarebbe entrata in collisione la 22 ottobre, o meglio, il RINA aveva in classe la 22 ottobre e ha provveduto a verificare, come lei, sì, ci stava dicendo, le riparazioni a seguito di danni. Sì. Per l'altra nave,
se ne doveva occupare l'ente di certificazione a cui apparteneva in classe la seconda, la 22 ottobre? Questo dunque, se non è in classe Rina, però noi agiamo su richiesta della Capitaneria, perciò se la nave aveva avuto dei danni forti, la Capitaneria doveva vedere se poteva, se poteva continuare a navigare indipendentemente da... Perciò ci avrebbe anche interessato per fare un controllo sulla nave. Ho capito. Per fare un controllo. Perciò ci dovrebbe essere una pratica di questo tipo. A meno che non abbia chiamato, se era di un'altra classe, l'ispettore dell'altra classe che faceva il... Però la Capitaneria si rivolgeva a noi per vedere la navigabilità della nave, per vedere se poteva, se avrebbe potuto continuare, insomma, quello che doveva fare. Non so se mi sono spiegato sì, bene. Sì, mi è chiaro. Se l'onorevole Frailis o i deputati collegati hanno domande o richieste di chiarimento... Non su questo aspetto, no, ma infatti vado per punti. Insomma. Infine l'ultimo punto, almeno per quanto mi riguarda, è, diciamo, sono due domande che esulano da questi passaggi. La prima è questa. Lei è stato sentito come test nell'inchiesta sommaria che svolse la Capitaneria di Porto e nell'inchiesta formale del Ministero della Marina Mercantile? Io sono stato sentito durante il processo. Non parliamo ancora del processo. Svolta un'inchiesta sommaria della Capitaneria di Porto poi ci fu un'inchiesta invece formale del Ministero. Questo no, non è tanto il procedimento giudiziario. Sono stato solamente nel 95 interrogato al processo. Certo, no, questo lo sappiamo. Quindi non ebbe nessun contatto con la Capitaneria di Porto o col Ministero della Marina Mercantile, due soggetti che svolsero inchieste amministrative formali sul Perché penso che abbiano preso dei consulenti esterni, penso. E non si ricorda nemmeno se altri colleghi del Rina furono coinvolti in queste inchieste formali. Certamente, l'ingegnere Accardo, che era a quel periodo era il capo ufficio. L'ingegnere Accardo? Sì. Lui si è occupato molto di questo, sì. Che era capo dell'ufficio Rina? Dell'ufficio Rina di Livorno. Ingegnere Accardo dovremmo sì. Che non è quello, un altro. No. Bene, scusate la ripetitività delle mie sollecitazioni, se i colleghi deputati, collegati o presenti, vogliono svolgere delle riflessioni e delle domande su questi aspetti, sono i benvenuti. Diversamente, io adesso passerei alla modalità segretata, non segreta naturalmente. Cosa significa? Lo ripeto, escludiamo dal circuito YouTube il proseguo della nostra audizione. Devo ricordare ai colleghi che sono collegati in videoconferenza che questa è appunto una modalità segretata. Ovviamente questo non impedisce ai colleghi deputati di partecipare in videoconferenza, ma naturalmente sarebbe opportuno che i colleghi deputati fossero da soli o comunque insomma fossero consapevoli della modalità segretata. Ho detto bene, dottore? Da soli. Da soli. Dovrebbero essere da soli. Non vedo videocamere accese, quindi confido naturalmente nella indiscutibile correttezza dei nostri colleghi deputati. Prima che l'ingegnere prosegua, volevo fare una piccolissima domanda che esula un po' dall'aspetto tecnico. Sì. Ingegnere, da quello che ho capito, lei fece appunto delle ispezioni, delle visite a bordo del Moby Prince prima della tragedia, constatando che le apparecchiature erano perfettamente funzionanti e quindi in grado di dare risposte in caso di incendio. Allora, dal punto di vista emotivo, quando lei venne a sapere che il Moby Prince venne distrutto da un incendio, si sorprese? Dunque, dobbiamo dire una cosa, che in genere le navi, i mezzi antincendio delle navi, sono per combattere l'incendio dall'interno. E purtroppo non c'è niente che possa... se c'è un incendio dall'esterno non abbiamo modo di poterlo spegnere.
Ora, io sì, dal punto di vista emotivo sono rimasto, mi ricordo la mattina, stavo andando all'Elba che avevo letto sul giornale del Bobby Prince, sono rimasto veramente, veramente sconcertato perché non... Però dicevano appunto che c'era stato questo scontro e allora, insomma, sono rimasto sì, molto male in effetti, però... Essendo dello sconcerto e della tragedia, è rimasto anche sorpreso. Sorpreso di questo fatto che poteva essere che è andata a sbattere contro questa petroliera. Sono rimasto sì, sono molto sorpreso. Però sono stati anche molto sfortunati perché se prendevano la petroliera 10 metri un po' sulla sinistra, prendevano il locale macchine. E non succedeva nulla, hanno preso proprio la cisterna che è in gas inerte al 3% di ossigeno, perciò è entrato ossigeno, è stata la fiamma come il Naplan che è stato tutto invaso da queste fiamme, insomma. E purtroppo non c'è mezzo esterno di poter spegnere il fuoco. Allora, grazie, sì. Grazie onorevole Frailis, grazie ingegnere. Allora,